Salve a tutti, sono Cristian Cucci e vi presenterò la mia nuova rubrica su Obiettivo News, Rock Politic. Rock Politic può sembrare un nome antitetico, perché avvicinare una parola come rock, una parola giovanile, una parola che ha rivoluzionato i nostri ultimi decenni, a politica può sembrare una novità, diciamo. Ma perché voglio appunto affiancare questi due termini? Per creare qualcosa di accattivante per i giovani. In chiave politica. La politica in questi ultimi anni si sta allontanando dal mondo dei giovani, sta prendendo un'altra via, sta diventando molto più astrusa, molto più complicata, molto più soporifera. Ed è un peccato, secondo me, allontanare questo mondo che comunque interessa a tutti, dai giovani, dalla futura classe lavorativa, la classe dirigenziale che si sta per formare. Ci interessiamo in questi ultimi periodi di cose banali, superficiali, futili, e lasciamo perdere questo mondo che comunque continua sempre ad andare avanti e sempre ad andare avanti. È comunque un mondo importante per capire gli avvenimenti di oggi, di ieri e del futuro. Rock Politic, appunto, nasce da uno studente come me che studia scienze politiche all'Università di Torino. Questa mia passione appunto nasce anche dagli studi passati e dagli studi futuri che voglio intraprendere. È un progetto che non si pone limiti. Creiamo questa rubrica per analizzare dei fatti di attualità, renderli in maniera più accattivante e più leggibili per i giovani e cercare appunto di intrattenere i giovani, innanzitutto prima del canavese e poi l'obiettivo è quello appunto di non porci limiti, arrivare a parlare di questioni europee, intervistare persone, intervistare politici. Quindi è un progetto che ci sta molto a cuore e vogliamo divulgarlo il più possibile. In questa prima puntata, Rock Politic tratta appunto del mondo dei social, un mondo molto vicino ai giovani, e studiare appunto il contatto che c'è tra la politica e i giovani. Abbiamo visto in queste ultime settimane, per esempio, questo nuovo fenomeno di prendere discorsi politici e farli girare nei social in maniera, diciamo, un po' più, passatemi il termine, stupida, come per esempio è successo nel caso del leader dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Cosa è successo in quest'ultima settimana? Un discorso della Meloni è stato travisato nei social rendendolo una hit tra le prime in tendenza nel mondo musicale panorama italiano. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Politici, appunto, di solito così lontani da noi, non condannano questi nuovi fenomeni. Nella Prima Repubblica erano abituati a politici come Andreotti, come Craxi, politici diciamo molto cupi, tenebrosi, che a un evento del genere, un fenomeno del genere, avrebbero condannato immediatamente. Invece no, la Meloni, in base alle sue interviste, come abbiamo visto per esempio sulle Iene, su Report, interviste social, erano, diciamo, contente era contente di questo nuovo fenomeno. Ma perché? Perché i social sono uno strumento fortissimo, un'arma potente. I politici hanno capito la potenza dei social e la utilizzano in chiave manipolatrice verso i giovani e il pubblico italiano. È un fenomeno che possiamo riscontrare in Italia, ma possiamo riscontrare anche nel resto del mondo. È successo appunto, possiamo analizzare anche, diciamo, l'utilizzo del presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente del mondo, dei social. Uso appunto nel mio primo articolo, nel mio articolo di lancio, un termine che può sembrare provocatorio, tossicodipendenza da social media di Trump, di tweet. Trump usa i tweet appunto anche per dichiarare guerre economiche, guerre diplomatiche a paesi come Cina e Turchia. Ma perché? Come mai ci siamo evoluti così tanto? Eravamo abituati a 20 anni fa le televisioni con Silvio Berlusconi, era l'anno 94, alla fine della Prima Repubblica, inizio della Seconda Repubblica. Berlusconi si affacciava al mondo della politica entrando nelle porte di Mediaset, parlando in maniera diretta, guardando la telecamera dritta negli occhi e dicendo delle cose semplici e efficaci. Questa qua è una politica, diciamo, mass mediale, quindi ci stiamo evolvendo e stiamo arrivando a questa nuova politica chiamata comunicazione elettorale postmoderna. Però questa nuova comunicazione elettorale postmoderna può portare anche a delle conseguenze negative. Abbiamo visto negli ultimi anni come politici, che io uso il termine i Mattei della nostra politica italiana,
Salvini, a Renzi, utilizzare questi social media in maniera eccessiva, secondo il mio parere, una maniera, diciamo, abusandone. Ma perché? Perché? Perché i social media sono lo strumento principale. Ogni giorno noi ci alziamo la mattina, la prima cosa che controlliamo sono Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Quindi è la nostra quotidianità. I politici, la classe dirigenziale lo sanno benissimo ed è il modo per entrare in stretto contatto con noi. E appunto, successivamente parlando, possiamo anche analizzare questo nuovo fenomeno parlando appunto di Mark Zuckerberg. Può sembrare un personaggio da ammirare, un personaggio di film, cresciuto in un garage, studiando appunto come lanciare un nuovo social network, cresciuto nel proprio garage, ha lanciato Facebook, ha comprato Instagram, ha comprato WhatsApp. E, diciamo, infatti non è un caso se è considerata una delle persone più influenti del panorama mondiale. È quasi stato messo spesso come potenza, come influenza, sopra presidenti di nazioni anche abbastanza forti. Questo perché? Perché lui ha il monopolio su appunto i social media, la nostra quotidianità. E spesso negli ultimi periodi gli Stati Uniti si sono resi conto di questa forte potenza, hanno cercato di dialogare con Zuckerberg, diciamo, il lobbista per eccellenza dei social media, e quindi cercare di entrare in contatto con questo mondo e cercare di creare delle barriere che proteggano anche i cittadini, perché può essere anche... può diventare in futuro un modo per manipolare le persone, per manipolare i cittadini e entrare nella loro intimità, nella loro privacy. Questo lo sanno bene tutti i politici, e nelle ultime elezioni statunitensi il Russiagate è un esempio perfetto di questo nuovo fenomeno che si sta creando. Appunto, Putin con quest'altra arma potente che si porta dietro la comunicazione elettorale postmoderna, le fake news, è riuscito a incanalare appunto le elezioni statunitensi verso la destra, la destra sovranista di Trump. Questo è un forte potere manipolatore, e più andiamo avanti e più ci rendiamo conto appunto che i social media non sono più quello strumento di non sono più solo quello strumento di intrattenimento, ma stanno assumendo sempre di più un potere che va oltre, che supera appunto il potere dell'intrattenimento, e sta diventando, diciamo, un'arma che sta mettendo in pericolo la democrazia italiana e la democrazia mondiale. Quindi cerchiamo di capire questo potere, di non farci manipolare, cercare di creare delle barriere per non far diventare appunto, come dico nella mia ultima frase di questo articolo, per non far diventare il libro di Orwell, 1984, un romanzo distopico o un romanzo realistico.